Ciao, via, baby, via, bie, ba, baby, ba, baby, bie, ba, baby, bo, bi, u, bu, ba, baby, bo, bu. Perché YouTube è un problema ed è un problema sociale. È da troppo tempo che stai sfidando giovani e meno giovani a fare Cazzate. troppe cazzate. Ora vi spiego tutto. Lasciate un mi piace, Perché iscrivetevi. la at? Scrivi cazzate, fatti demonetizzare il video. Coraggio, coraggio. Come al solito e si Non abbiamo già prende. visto uno dei suoi video? Sì, ma. Allora, mi ha azzirato il titolo, non voglio mentirvi. YouTube è pieno di idioti. Vediamo che tipo di analisi fa. Anche perché lui sembra essere in linea con un po' il mio slow content mood, no? YouTube, come in generale i social media, è pieno di idioti, o no, meglio. Come il mondo. Bello questo. Bella idea di merda questo. Cos'è che cazzo? Cioè, devi guardarlo così? Vabbè. Idioti sono sempre esistiti, chiaramente, ma la differenza è che nell'era dei social media fare l'idiota è diventato un motivo di vanto. Mi sto chiaramente riferendo a tutti quelli che, in cerca di notorietà, cercano di usare le piattaforme come YouTube, perché non è solo YouTube, per No. guadagnare visibilità, followers, Soldi. soldi. Non è un Con la S. fenomeno che non ci interessa in quanto italiani, è un fenomeno globale, Italia inclusa. Notizia di 6 mesi fa all'incirca, no? Vi ricordate quei ragazzotti idioti del canale Borderline che per via delle loro bravate, per fare un video, per fare view, per fare una challenge, quel cavolo che fanno, hanno ucciso un bambino. Si è fatto una ricerca. No, 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 no. Non è andata così. Per fare un video hanno affittato una Lamborghini. Mentre guidavano la Lamborghini hanno ucciso un bambino. È diverso, non è la stessa cosa. Cerca con keyword tipo YouTube, carcere, reato, fatelo in italiano, fatelo in inglese, insomma un mix di queste keyword, troverete vari ragazzetti che sono finiti male, 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 accusati addirittura alcuni anche di molestie sessuali per fare dei video scherzo. L'ultima notizia dell'idiota di turno, in questo caso un americano, è quello che ha Strano. schiantato un aereo da turismo facendo finta che. L'abbiamo già visto, l'abbiamo già visto. Cosa vuol dire un aereo da turismo poi? L'abbiamo visto questo qua, abbiamo visto il video in diretta, del Ganzo. Questo è in effetti, ecco, questo qua è un esempio molto più calzante. È l'ultima notizia che questo è l'articolo del 12 maggio, ma il video secondo me è di ancora prima. E mentre pilotava aveva problemi e quindi ha dovuto buttarsi con il paracadute. In realtà questa cosa è successa un paio di anni fa, ma è stato accusato. Il processo è finito poco fa. E chiaramente ha Vero. fatto questa cosa filmando tutto, no? C'è uno da solo su un aereo in avaria che si Non è butta questo il dall'aereo. video, La sua l'aereo è molto più preoccupazione piccolo. cos'è? Tenere la videocamera in mano per fare un video. Insomma, quando io ero giovane, e sicuramente tanti di voi che non sono giovani oggi, ma lo erano ieri, facevamo tante cavolate. Ma le vedevano solo gli amici, no? Quindi non c'erano veri motivi per continuare a fare giorno dopo giorno, sempre, ogni volta delle cavolate. E soprattutto non c'era motivo, chiaramente, per arrivare a cose troppo estreme, poiché cosa ci si ricavava di questa cosa? Cioè, non era così invitante da continuare a spingermi sempre. Non sono completamente d'accordo. Non sono completamente d'accordo perché l'idea di alzare l'asticella è un'idea. È un'idea atavica. Ok? Nel gruppo alzi l'asticella, anche se sei soltanto in tre. Ovviamente, avendo ampliamente esteso la platea, si vuole sempre alzare l'asticella di più. Questo sono d'accordo, cioè, essendo la concorrenza mondiale e con molte, molte più persone, è possibile che si raggiungano livelli più estremi. Però, secondo me, il fenomeno non è legato al fatto che non hai abbastanza feedback se sei in un gruppo di pochi, ma che se sei in un gruppo di pochi ci sono pochi pazzi disposti ad andare sempre oltre. Quindi, però la tendenza alle cazzate secondo me c'è anche in gruppi molto molto piccoli. Più là perché non ci guadagniamo niente. Invece oggi chiaramente non è così, perché oggi YouTube e gli altri social istigano a questo comportamento con la promessa, chiaramente, di. Questo sì. Ragazzi, la promessa la sappiamo qual è, ma vi svelo una cosa: è molto molto difficile che YouTube oggi vi cambi la vita. Sto dicendo questa cosa perché a fronte di un caso
salito agli onori della cronaca perché i tal ragazzetti idioti hanno fatto l'incidente, hanno distrutto una famiglia. Chissà quanti altri youtuber invisibili oggi stanno producendo video con scherzi idiota, con challenge, come le chiamano, rischiose, con comportamenti oltre al limite, perché nella loro testa quel video potrebbe essere fighissimo e potrebbe essere quello che li fa spaccare, no? E che potrebbero in questa maniera fare un sacco di view, essere notati, e potrebbe innescare quella macchina che porta alla notorietà, facendo poi guadagnare un sacco di soldi. È triste, ad esempio, la storia di un ragazzo, Pedro Ruiz, il nome, alcuni anni fa, 22 anni, che aveva... Questo non lo ricordo. Ciao Sam, grazie per i 18. Ma la colpa è dei social o dei genitori? La colpa è della società. Attenzione, Fede Mania, utente qui che mi segue dal 2021, mi viene taggato come suspicious user. Suspicious user. Questo per aver scritto un commento veramente terrificante nel maggio. Il buon Coste ha taggato come suspicious Fede. Fede scrive: scusate, quanti di voi si farebbero da... veramente un commento disdicevole. Bene che sia sospetto. E quindi... proprio cercato di usare le piattaforme per fare questo percorso, pubblicando video... con scherzi, gravissimo. Con challenge sempre più strane, sempre più pericolose, giorno dopo giorno. Che tuttavia, pensa un po', non innescavano automaticamente l'ascesa, no, al vertice di YouTube. Ed è arrivato al punto che si è fatto sparare con un grosso libro a protezione, no? Perché il libro doveva bloccare il proiettile. Ma indovinate un po', così non è stato. O una serie infinita di idioti che si filmano mentre violano le proprietà private. Il caso di Sam Pepper, un ragazzo inglese che poi postava video mentre andava in giro a toccare donne, così, perché cioè, normale, e si nascondeva dietro. Non, no, capivo perché mi dai content, è content, è un esperimento sociale, la versione coglione, è content, ma di ora YouTube non lo sono più. You not false, bravo per aver risolto, grazie mille per i 20, piccolo. Esperimento sociale, no? Magari anche prenderti a sberle, giorno dopo giorno potrebbe essere considerato un esperimento sociale. Piano piano mi stanno girando le balle, no? Chiaramente raccontare queste cose mi sta salendo nervoso, perché mi chiedo per quale cavolo di motivo esistano idioti di questo genere, idioti e ignoranti. O i due perché così è fatta l'umanità, dottor Ferri. Perché così è fatta l'umanità, c'è una costante corsa al soldo semplice, perché i soldi sono nel mondo capitalistico il metro del tuo successo, inevitabilmente, e non solo, perché la carriera di youtuber e in generale di star del web è vista come un sogno, soprattutto da parte dei più giovani, e questo sembra un modo per poterla ottenere con una certa semplicità. Inoltre ci sono, secondo me, e attenzione perché non facciamo finta che sia tutto guidato da questo, ma ci sono delle persone che queste cose le farebbero probabilmente lo stesso, o magari si trattengono appena dal farle, e il contesto di YouTube e dei social li rende legittimati a farle. Quindi secondo me la domanda sul perché succede è poco interessante. È più interessante la domanda di: possiamo fare qualcosa per evitare che continui a succedere? Genitori che praticamente malmenavano costantemente i figli? No, ma no, no, non li malmeniamo, facciamo gli scherzi, sono contenti. O l'altro idiota, come si chiamava, quello tizio che ha infilato la testa in un microonde dopo che l'ha riempito praticamente di stucco con un tubo in bocca per respirare. Peccato che poi il tubo si è ostruito, no, ed è quasi morto. E tutte queste cose per diventare popolare e fare soldi. E la cosa più ignobile è che alcuni di questi hanno fatto soldi e sono diventati famosi. Quindi funziona. Così, mettiamolo tra virgolette, perché idioti, e forse, no, i famosi idioti. Anche se sinceramente io appunto non vorrei diventare famoso, perché mi sono quasi ammazzato mettendo la testa in un microonde. E poi diventano di ispirazione a tanti altri che proveranno a fare le stesse identiche cose. Perché sapete, è impegnativo riuscire a fare successo con cose intelligenti. Con la musica, con l'istruzione, con un'arte qualsiasi. Anche non devono essere per forza intelligenti, basta che non siano dannose, no? Sì,
o sviluppando qualche capacità per poi chiaramente mostrarla al mondo ed essere positivamente di ispirazione. Ma anche allora usare il proprio corpo non è considerato bene da lui, perché usare il proprio corpo non ha nessuna di queste caratteristiche. Zigulin, grazie per i 20. Ma invece è difficile, no? Mentre tutti possono infilare la testa in un microonde. Ma quei soldi facili, successo facile, che vi sembra di poter avere? No, non c'è. Non arriva. Ma intanto ci si mette continuamente a rischio e si spingono con queste cose. Ma è vero che non c'è, non arriva. Sembra di poter avere? No, non c'è. Successo facile, che vi sembra di poter avere? No, non c'è. Per alcuni c'è stato ed è sufficiente, come comprare il biglietto della lotteria. C'è gente che gioca alla lotteria, questa è una lotteria diversa. È improbabile, ma non è impossibile. Anzi, è comunque un modo per diventare famosi. Cioè, è un modo più reliable di tanti altri per diventare famosi. Non arriva. Ma intanto ci si mette continuamente a rischio e si spingono con queste cose altre persone, soprattutto i più giovani, a fare idiozie. Come bloccare questo dilagare di scemenza? Quando è accaduto il fattaccio dei borderline, no, il governo si è interrogato e ha anche proposto un disegno di legge in cui si puniva chi su YouTube o qualsiasi altro social tenesse un atteggiamento idiota pubblicando contenuti di questo tipo. Io in questo momento ovviamente non so a che punto è questo disegno di legge, probabilmente. Il disegno di legge, da quello che so, allora, le cose, da quello che so io, ma forse lui è più informato di me, riguardava sicuramente il fatto che non potessi più affittare macchine di grossa cilindrata se eri neopatentato, tipo una roba del genere. E c'era una limitazione sull'affitto delle macchine. Quindi è molto, molto specifico, cioè non si possono più fare prank con le macchine forti. Il decreto YouTube, se ricordo bene, era quello e riguardava le macchine. Non c'è neanche... Però invece una cosa che sì è stata fatta è l'AGCOM, regolamento influencer tipo. Ecco, sono state pubblicate. Allora, quali influencer sono coinvolti? Dunque, leggiamo questo che invece è interessante. Cioè, non che il video secondo me di Ferri è interessante, però ha un take un po' troppo, secondo me, non superficiale, però ci sono delle cose che sono un po' più, non so, io ho un altro punto di vista, meno semplicistico, ecco, un po' questo. L'autorità per le garanzie delle comunicazioni, AGCOM, ha pubblicato le linee guida sul rispetto da parte degli influencer. L'autorità per le garanzie delle comunicazioni, AGCOM, ha pubblicato, sto scherzando ovviamente, ha pubblicato le linee guida sul rispetto da parte degli influencer delle disposizioni sul testo unico sui servizi di media. Come anticipato, le regole stabilite per ora non si applicano a tutti i creator di contenuti, ma solo a quelli con un numero di follower complessivo di 1 milione. Siamo salvi, chat. Non ho responsabilità perché non ho abbastanza followers. Sono salvo. Ho soltanto 200.000 totali. Ma poi che cazzo vuol dire totali? Scusami, chi mi segue da una parte mi seguirà anche dall'altra. Rafano, grazie per la sub regalata, piccolo. Però adesso, attenzione. Potete rendere punibile un creator anziché tipo c'è un creator che ha metti in totale 500.000 followers, ok, tra tutte le piattaforme. Che cosa fai? Vedi che si sta comportando in maniera che non rispetta le cose che siamo per leggere, lo botti, gli fai 501.000 follower bottati, bam, supera il limite, si va alla denuncia. Facile. Adesso bottare diventerà
una cosa grave. È come se, è come se sul F24 ti potessero inserire le cifre per farti scalare di reddito. È gravissimo. Comunque, come anticipato, le regole stabilite per ora non si apre. Vediamo nel dettaglio. Quali sono gli influencer coinvolti? Il milione di follower non è l'unica caratteristica che devono avere i creatori di contenuti che dovranno rispettare le linee guida della G-Com. Gli influencer coinvolti devono anche aver pubblicato in un anno almeno 24 contenuti di stampo pubblicitario. Ma che cazzo vuol dire l'engagement? Ma chi è che fa ste regole? Questo è soltanto per Instagram e TikTok. L'engagement rate come lo calcolo io da Twitch, capo? Se non si calcola, non sono un creator. Il mio engagement rate, se va bene, è lo 0,2%. Comunque, su Instagram io faccio sicuramente meno di 24 contenuti all'anno. Proprio in generale, non di stampo pubblicitario. C'è da dire che probabilmente sono il 90% di stampo pubblicitario, perché sono i brand che mi obbligano a usarlo. Però, ok. Sì, 24 vuol dire 2 al mese. Ci sta. Quindi, diciamo che Twitch non è neanche considerato. Bene. Oh mio Dio, c'è un nuovo Rene, grazie per la sub regalata al Magister. Non so il Magister se sia in chat, però grazie per la sub regalata. E le canzoni cringe non le fai più? Più si che con l'accento. Lì. Comunque non sono un influencer legale, cioè legalmente parlando. L'autorità si riserva la possibilità di applicare in futuro queste linee guida anche a influencer più piccoli e ad altri soggetti che operano online. Io le avrei applicate a tutti, però va bene. I principi generali. Le linee guida contengono anche dei principi generali che la comunicazione degli influencer deve rispettare. In prima battuta i contenuti non devono istigare il pubblico a commettere reati o fare apologia di reati. Molto bene. Quindi qua già andiamo a risolvere. Cioè, si parla di quello di cui posso parlare nel video. I creator, però attenzione, alcune cose sono reati, ma ledere se stessi non è un reato. Perciò... I creator devono anche rispettare la dignità umana e non devono diffondere, incitare, propagare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione. Questa è scivolosa. Questa è molto molto scivolosa. Perché lui, ad esempio, che cosa fa qui? Aspettate. Vabbè, a un certo punto quando dice che l'esperimento sociale, ok? Eccoci qua. Guardate qua. Pepper, è un ragazzo inglese che poi postava video mentre andava in giro a toccare donne. Così? Perché è normale? E si nascondeva dietro: "No, è un esperimento sociale." No, magari anche prendete a sberle giorno dopo giorno. Lui scrive si scherza, però teoricamente diffondere, incitare, propagandare o giustificare o minimizzare o in altro modo legittimare la violenza è un cappello veramente ampio. Qua, come sempre, starà poi allo spirito del giudice decidere se si tratta di odio oppure no. Che cos'è l'odio? Che cos'è la discriminazione? Scivoloso, molto scivoloso. Nei confronti di persone o gruppi di persone, soprattutto nel caso di minoranze. Non vedo perché soprattutto, ma ok. Allo stesso modo, i contenuti pubblicati non devono fare vittimizzazione secondaria, cioè deresponsabilizzare l'autore di atti di violenza, odio e discriminazione, o far ricadere parte della responsabilità sulle vittime. Oh mio Dio, questa roba qua non la rispetta nessuno, mai. Ciao Renner, grazie mille per l'ulteriore sub regalata. Ma questa cosa qui è terrificante. Cioè Salvini sarebbe in carcere istantaneamente. Istantaneamente. Si intende nei contenuti pubblicitari? Non credo proprio. Principi generali. Che è la comunicazione degli influencer. Infine, gli influencer devono rispettare, perché lo sa,
Ma poi adesso arriviamo al punto finale del mio discorso. Infine, gli influencer devono rispettare le norme a tutela dei minori, evitando di pubblicare contenuti nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale. Quindi fumare, bere, fumare le cazzo di sigarette elettroniche, non puoi più fumare, ci sta, dei più giovani, oppure utilizzando gli strumenti forniti dalle piattaforme se disponibili per indicare che il contenuto è adatto ai minori. Ok, questo ci sta. Ovviamente sappiamo che sono dei mezzi che non funzionano, le mie live credo siano sempre 18 più. Siamo a posto. C'è letteralmente scritto contenuti pubblicitari. Ma non si può più dire nulla. Simo Dalla, dove andremo a finire, signora mia minore di 3? Dove c'è scritto? Secondo paragrafo, prima riga. Di questo? I contenuti pubblicati, c'è scritto, capo. È ovvio che ci sono dei principi generali. Chi è che durante una pubblicità si fuma la sigaretta? Comprate i nuovi fazzoletti. Fanculo i bambini. Cioè, durante la pubblicità, per quei 20 secondi, ci sta. È facile, credo, rispettare queste regole. Cioè, solo Omi forse si lascerebbe andare, perché lui è un naturale. Non si vuole, non si fa certo imbragare. Però, ciao Scuro. Fumate. Una live è un contenuto pubblicato? Beh, direi proprio di sì, Dario. Bene. Le regole per l'influencer marketing, ci sono quelle a parte. Quando pubblicano un contenuto pubblicitario in collaborazione con un'azienda, gli influencer devono evitare di ricorrere a tecniche subliminali. Devono rispettare inoltre le norme in tema di comunicazione commerciali, televendite, sponsorizzazioni, inserimento di prodotti stabili dal testo unico ed evitare la pubblicità occulta. Questo lo fanno già tutti i creator degni di questo nome, lo fanno già. Nessun creator, secondo me, si sogna di violare queste regole, perché queste sono regole veramente importanti. Io in particolare sicuramente aderisco con forza. Però vedi, la maggior parte degli influencer già lo fanno. Perfetto. Con collaborazione commerciale devono inserire del testo che accompagna il contenuto una scritta che evidenzia. Alcuni lo mettono molto piccoli, però insomma, spesso non mettono ADV, sono dei pazzi, anche perché tanto è ovvio che è un ADV, quindi... Chiedendo agli influencer di rispettare le testimonianze, la GCOM impone anche di garantire una presentazione veritiera dei fatti, verificare la correttezza e l'obiettività delle informazioni, citando le fonti utilizzate e contrastare la disinformazione online. Sì, vabbè. Ma che cazzo è? Se le regole devi diventare... Se sei un creator, devi diventare perfetto, l'umano perfetto, che idealmente ci sta pure, perché il ragionamento è semplice: chi è un influencer con quei grossi numeri è un modello di ruolo, e quindi lo modelliamo come nel miglior modo possibile. Peccato che questo sia, diciamo, oh mio Dio, praticamente c'è un nuovo impossibile subscriber. Da influenzare. Ciao Rene, non so cosa sia Palworld. I limiti delle lingue, per quanto riguarda la comunicazione, già non raggiunge molto. Tant'è vero che la maggior parte dei creator che pubblica contenuti già il limite più grande è l'esclusione di tutto il sottobosco di micro-influencer, che non sono tenuti a rispettare il testo unico. Ah! Quindi adesso per quegli altri non si deve più Ciao, fare? Ciao, Incone. Ma quindi tu vuoi fare contenuti online? Sei Gandhi? Ah no? Allora non puoi. Esatto, beh, è un bel riassunto, scuro signore. Grazie Alex Giabara. Ma la cosa divertente, cari amici della chat, per qualche momento sono stato un coglione. Cari amici della chat e pubblico tutto, io ho una domanda. Queste linee guida sono al più, diciamo, al minimo utopiche, e siamo d'accordo. Però, secondo me, a parte qualche pelucchio, sono anche ragionevoli. Tutto sommato sono ragionevoli, ok? Ma ho una piccola domanda. Perché gli influencer sono messi sotto questo lente di ingrandimento straordinaria e non lo sono i giornali? I giornali, di carta, non solo quelli online, fanno questa roba qua di continuo. Tutte queste cose qui, ok? Sicuramente... sono in grado di diffondere e incitare alla violenza usando determinati titoli. Sicuramente possono fare vittimizzazione scrivendo in un certo modo, soprattutto certi giornali. Sicuramente. E poi questa roba qua,
questa roba qua, i giornali la fanno di continuo. Se vi ascoltate Morning, se vi ascoltate, oh mio Dio, c'è un nuovo subscriber. Morning, vi spesso viene detto che sulla edizione cartacea c'è una paginona di un articolo che parla del bel progetto di sti cazzi, che sembra un articolo ma è una pubblicità. Ok? Questo è gravissimo. Quindi mi fa molto ridere che venga creata questa legge, perché questa legge è inevitabilmente un grande grido di orgoglio per i boomer. Per i boomer. Ok? I boomer possono dire: ah, questi influencer di merda, finalmente. Inoltre, è una legge anti-Ferragni. Sì, sostanzialmente sì. La cosa ulteriore è che gli influencer, forse non ce ne si rende conto, ma è influencer chiunque abbia un seguito sui social. Questo include politici. Ma i politici sono più influencer o sono più politici? Quindi che cosa succede? Succede che praticamente giornali, politici e altre categorie che sono anche influencer hanno la loro macro categoria, per cui poi non si applicano queste leggi qua, e gli unici che rimangono inculati sono le persone normali. Sono le persone normali. Queste leggi sono quindi... ma poi questi qua sono... sono le linee guida. Cosa vuol dire questo articolo, ad esempio? Io non me la prendo col dottore del Fatto Alimentare, ma non spiegano che cosa dovrebbe succedere se se incappi nelle violazioni di questo. Ah, può farti le sanzioni. Ok, la G-Com ti può fare la sanzione se non rispetti le cose. Che non è piacevole, secondo me. Ti tirano il multone. Fortunatamente io sono sotto il milione, quindi per ora non me ne preoccupo. Però potrebbero multare i giornali, che ne dite? Che fanno queste cose di cazzo continuo. Quando è accaduto il fattaccio dei borderline, il governo si è interrogato e ha anche proposto un disegno di legge in cui si puniva chi su YouTube o qualsiasi altro social tenesse un atteggiamento idiota pubblicando contenuti di questo tipo. Io in questo momento ovviamente non so a che punto è questo disegno di legge, probabilmente. Non penso sia un disegno di legge, ripeto, ci sono le direttive della G-Com. È infilato in qualche cassetto, da qualche parte, magari mi sbaglio, non lo so. In ogni caso, insomma, probabilmente rimarrà lì. Ma la questione è che esiste già una legge. In realtà ne esiste più di una. L'istigazione a delinquere, l'istigazione al suicidio, qui mi fermo perché non sono legale, esistono. Ma è chiaro che se io pubblico un video in cui faccio vedere che ne so, che faccio lo scemo nascondendomi in un supermercato prima della chiusura, rimango dentro di notte a fare cazzate, è chiaramente una violazione della legge. E che se metto in pericolo la mia vita con delle challenge stupide dove posso farmi male, io sto ispirando qualcun altro a fare la stessa cosa, e questa cosa nella giurisprudenza si può collegare a quella fattispecie di violazione. Quindi, perché questa cosa? Che si voglia fare o meno un'altra legge? Non lo so, sulla parte legale io non sarei così sicuro di me. Il problema è un altro. Anche se facessimo 20 leggi differenti, poi chi si mette a controllare quello che accade sui social? Abbiamo visto come gli organi preposti... Infatti dovrebbero essere le piattaforme a demonetizzare contenuti di questo tipo. E tra l'altro YouTube parzialmente dovrebbe farlo. Il controllo e l'esecuzione del diritto agiscono solo dopo che il fatto è accaduto, e solo quando quel fatto è riconducibile a situazioni gravi, cioè dopo che ha avuto effetti dannosi, no? Morti o quant'altro, vedi borderline o tanti altri che, fino a quando non è successo il fattaggio, hanno continuato a fare attività che legalmente erano discutibili. Cosa facciamo? Istituiamo un organo che si mette a guardare tutti i video su YouTube e punisce posteriormente? Ma tecnicamente no, si potrebbe, non sarebbe male, cioè il video stesso è una prova di aver commesso quel reato o meno. Poi sarà allo YouTuber dimostrare che era tutto non reale, che era costruito, no? Considerando tutte le norme di sicurezza, cosa che sappiamo. Sì, ma l'istigazione, ammesso che sia così, e secondo me non è così, l'istigazione al suicidio, se il suicidio è finto, è comunque istigazione al suicidio, no? Che non è così. Il fatto che una legge, oltre ad esserci, non serve a nulla, perché se agisse, okay, sarebbe... E comunque sappiamo che non agirebbe.
Grazie per i 100, ma esistono già le leggi, ma la gente se le frega perché tanto sa che non c'è controllo e non c'è punizione. Cosa fa la più grande piattaforma di video al mondo? YouTube ha le sue belle norme della community. Ce ne sono un paio di queste regole, no? Che tutti coloro che caricano video su YouTube accettano, ok? Indirettamente, probabilmente, perché voglio proprio vedere quanti YouTuber si sono letti tutte quelle norme, no? Ad eccezione chiaramente magari di quelli enormi, no? O forse no, forse nemmeno loro. In ogni caso, tra tutte queste belle regole che vengono fatte, che vengono scritte, ci sono due punti, dicevo. Uno sotto la voce dei contenuti sensibili, identificato come suicidio e autolesionismo. In questo paragrafo YouTube dice che sostiene assolutamente chi vuole produrre dei video in cui racconta storie legate ad esempio alla depressione, autolesionismo, disturbi alimentari, eccetera, 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 se genuine. Cioè un ragazzo che magari usa YouTube per raccontare la sua storia, le sue difficoltà e magari come ne è uscito, da un certo punto di vista sarebbe anche terapeutico, no? Ma YouTube vieta la pubblicazione di contenuti, e qui leggo, che incitano al suicidio, all'autolesionismo o ad adottare comportamenti legati a disturbi alimentari che hanno lo scopo di scioccare. I disturbi? Suscitare disgusto o che pongono un notevole rischio per gli spettatori. E perché, dopo aver letto questa cosa, allora io mi chiedo perché esistono canali che continuano a pubblicare video in cui la gente si ammazza di cibo? Perché esistono canali come quello di Nico Caddo, che ha fatto una scalata da ragazzo sano a obeso e a rischio di vita? E Omar Palermo, ve lo ricordate, YouTube anch'io, il nome del canale, no? Morto a 42 anni e la sua presenza su YouTube e ascesa era legata ad abbuffate improbabili. E non dite è morto per un infarto mentre faceva riabilitazione dopo una caduta, no? No, non perché mangiava, no, certo, perché non vediamo alcun tipo di correlazione sullo stress fisico, no? Che la Vabbè, questo comunque non puoi stabilirlo lo stesso, anche se sembra ovvio, la correlazione non la stabilisce. Pensa che se uno fuma 100 anni e muore di cancro, non puoi neanche stabilire con certezza che è per via del fumo. Quindi la certezza non c'è. Portato a quella situazione rispetto a quello che faceva, no? Non c'è nessuna correlazione. Mi fermo qui. L'altra norma è sotto ai contenuti dannosi e pericolosi, e sotto qui c'è dentro praticamente di tutto, no? E si dice che non sono accettate tutte quelle pratiche in cui si fanno cose pericolose, da sfide, a scherzi, eccetera, 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 eccetera. Pure YouTube ne è pieno. E ancora di più, ma perché ad oggi ci sono ancora online video in chiara violazione delle norme? Perché il video dell'idiota di cui vi ho parlato inizio video, quello che si è buttato da un aeroplano e lo ha fatto schiantare, che è stato pure condannato ed è in galera, o se non è in galera comunque è stato condannato, perché quel video ancora adesso è ancora online ed è ancora visibile? Ma se è una chiara violazione delle norme, perché è online? Questo è un buon punto. Sotto gli occhi di tutti, che continua a macinare visualizzazioni e che continua a ispirare ragazzi idioti che vedono tutte quelle visualizzazioni e le opportunità collegate, perché è online. YouTube si nasconde appunto dietro una serie di norme che comunque non fa rispettare. C'è un piccolo tasto, ragazzi, Penso si nasconda, ma ok. Posto nel player YouTube, perché dovete cliccare sul pulsantino, e poi sulla bandierina per segnalare un video in violazione delle norme. Ma non è assolutamente sufficiente, perché quel tasto, quanta gente lo clicca? Quante persone fanno un'analisi severa del video e dicono forse questo video è inappropriato? Non succede, la maggior parte lo classifica sotto alla bravata, sotto al video idiota. Gli spettatori non sanno nemmeno di queste norme della community e anche se vengono disturbati da un video, cosa fanno? Non mi piace, clicco e passo al prossimo. La gente non usa quel tasto. Non è uno strumento di segnalazione che funziona. Io vi prego... Che funziona! Appunto, in questo video di denuncia vi prego di usarlo più spesso e segnalare le cose sbagliate che vedete, ma mi rendo conto che la colpa è di YouTube. Per quello che mi riguarda è quindi YouTube che dovrebbe effettuare un'analisi più accurata dei video. E ora è possibile farlo facilmente anche con l'IA. Mentre tutto quello che oggi fa YouTube è controllare il Content ID, no? Se c'è una violazione di copyright, solo per essere sicuri che i soldi dei guadagni, a parte la sua fetta, finiscono
alla persona corretta. Questo è vero, devo dire. YouTube ha un potere di beccare se hai copyrightato, oppure in un video di 6 ore c'è 20 secondi di una, nella TV dietro del video di YouTube di un altro in qualità 400. Attenzione, ma starei mica cercando di fotterti delle royalty. Quello se ne accorgono. YouTube dovrebbe controllare se ogni video va contro le norme della community. Se va contro, il video deve essere bloccato. Ma sono sicuro che ci siano degli strumenti del genere soltanto per le cose che sono più immediatamente importanti. Ad esempio, se pubblichi un video di sesso, dove c'è il sesso, è molto probabile che venga controllato per questo. Tutti i video che oggi violano le norme dovrebbero sparire immediatamente. Chi pubblica più video, più volte video che vanno contro le norme, dovrebbe essere radiato da YouTube e non dovrebbe essere più permesso di pubblicare video. YouTube dovrebbe chiedere attivamente agli utenti se un video potenzialmente viola le norme, spingendo all'uso della segnalazione, e dovrebbe pure segnalare tutti questi comportamenti, questi YouTuber, alle autorità. Serve una linea dura, punto. Sono un vecchio bacchettone? Va bene, ma sinceramente l'idea che un figlio, un fratello più giovane, un amico possa essere ispirato a fare idiozie, anche pericolose, perché qualcun altro le ha fatte, non mi fa stare molto bene. Una volta c'era l'amico che aveva l'influenza negativa, no? Oggi YouTube può portare milioni di amici scemi che possono avere un'influenza negativa. E non va bene. Ma YouTube, sapete, grazie a tutti questi idioti, fa un sacco di soldi dalla pubblicità. E quindi non lo farò mai. Non so nemmeno quanto serva segnalare i video sbagliati. Ma non potevo non denunciare questa cosa sbagliata e a tratti veramente schifosa. Grazie per avermi seguito. Se volete dire la vostra, anche se non è magari compatibile, no? Se siete d'accordo, insomma, con me, fatelo tranquillamente qui sotto. E grazie per avermi seguito. Ci vediamo in un altro video. Ciao! Ma secondo me il video pone... I love democracy. Fuck fascism. Grazie presidente, si dice presidente anche degli ex presidenti. Secondo me il video non è malaccio, cioè il tema è sicuramente interessante. Lui ha delle posizioni un po', ve l'ho detto, un po' troppo semplicistiche a tratti e anche no, il problema è anche le soluzioni sono troppo... Ci vuole... Io già il fatto che abbia delle soluzioni in mano mi preoccupa. Il problema è complicato, molto, 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 molto complicato. Ha a che fare con la società, ha a che fare con tante società, perché YouTube è in tutti i posti del mondo. Ha a che fare con l'educazione, con una parte della politica. Cioè, il problema non è, è estremamente più ampio, ok? Togli il like. No, ci sta che qualcuno ne parli. Secondo me ci sta che qualcuno ne parli. Anche se non sono in linea con alcune questioni, ci sta. È importante che qualcuno parli dell'argomento. Ovviamente... sì, c'è il tema se quanto devono essere bloccanti le piattaforme. C'è il tema... purtroppo io continuo a pensare che l'unica vera soluzione a lungo termine sia quella di rieducare la società. I membri della società devono essere tutti più armati di saper discernere cos'è una fake news, cosa non lo è, eccetera, eccetera. Perché i mezzi e gli strumenti e le tecnologie evolveranno in maniere anche parzialmente imprevedibili, e quindi l'unico modo per potersi armare è far sì che chiunque sia in grado di adattarsi e comprendere quello che gli succede. È un progetto che chiede 20-30 anni, richiede N generazioni, secondo me almeno 3 generazioni. Vabbè, non lo so quante ne richiede. Comunque è un progetto lungo, ok? È un progetto lungo, però... è l'unica cosa che si può fare davvero aggiustante. Hai troppe aspettative verso le persone. No, le persone singole... Guarda che le persone singole sono belle. Il problema sono quando sono tutte insieme.